Benvenuti a LUCS, l'Università della Conoscenza. Sono Antonio Girardi e questa è la terza serata del ciclo Introduzione alla Teosofia. Nella prima parte della nostra conversazione di questa sera ripercorreremo quanto detto nelle due relazioni precedenti, integrando naturalmente con elementi nuovi e poi amplieremo ancora i nostri orizzonti. Il significato della parola teosofia è sapienza divina e questa parola ha un diretto riferimento a quell'antica sapienza che nell'ipotesi di lavoro che appartiene a chi si interessa di teosofia. L'ipotesi è appunto quella che questa saggezza sia una saggezza perenne, una saggezza che ha accompagnato l'umanità lungo tutto il corso della sua storia, almeno per quanto riguarda i 6.000 anni di cui abbiamo contezza. E naturalmente se da un lato questo concetto di teosofia ha anche, se vogliamo, dei precisi riferimenti culturali, ad esempio sicuramente il pensiero platonico e certamente ancor più il pensiero neoplatonico dei filosofi alessandrini dei primi secoli, diciamo dopo Cristo, è anche altrettanto vero che anche oggi gli esseri umani in cammino si aprono e possono aprirsi ad una dimensione di comprensione che faccia un preciso riferimento a questa eterna saggezza. Aggiungerei che non sono gli unici filosofi alessandrini oppure il pensiero platonico a fare un diretto riferimento a questa parola, a questo termine, a questo concetto di teosofia, ma naturalmente la teosofia ha a che fare anche con molti pensatori che si sono susseguiti nei secoli e che naturalmente avevano un presupposto di partenza, che era quello del concetto di unità della vita, cioè tutti coloro che di fronte alla speculazione nei confronti dell'universo, nei confronti della vita dell'essere umano, nei confronti delle dinamiche dei vari regni della natura, naturalmente hanno intravisto una profonda unità e una unità che va oltre il dualismo, diciamo, che noi percepiamo con i nostri sensi. Quindi subito la teosofia in qualche modo ci apre ad una dimensione che in altri termini potremmo definire dell'esoterismo. Allora, tutto ciò che noi percepiamo in modo esoterico è quello che naturalmente ci deriva dalla percezione dei sensi, ma noi sappiamo che i sensi sono fallaci. Dunque, in fondo, la realtà ha molti aspetti, ha molte dimensioni e naturalmente ha significati che vanno al di là di quella che è la semplice percezione dei sensi. Va al di là di quello che è la semplice comprensione normale dei termini, delle parole. E quindi chiaramente la teosofia si apre ad una dimensione che ha un diretto riferimento con i simboli, con la realtà degli archetipi e attraverso questa visione, che è una visione ampia, che è una visione vasta, coinvolge direttamente l'essere umano. Uno degli errori che si fa quando si parla di teosofia, ma anche quando si parla di filosofia, è quello di ritenere che queste cose siano delle cose astratte, che quindi non abbiano la concretezza e il coinvolgimento della vita quotidiana. Naturalmente non è così e vorrei subito fare degli esempi a riguardo. Se il concetto è quello della vita una, l'essere umano quando osserva la realtà, naturalmente fa due cose. Prima di tutto non la giudica attraverso i suoi preconcetti, ma la osserva filosoficamente.
con una grande apertura mentale e con l'anelito a comprendere l'aspetto più profondo, più vasto di questa realtà. Dall'altro lato, l'osservatore, un osservatore neutrale, un osservatore attento, capisce e comprende che non ha tutti gli elementi a disposizione per arrivare a delle conclusioni, per esprimere dei giudizi, perché l'essere umano naturalmente vive in una dimensione, nessuno escluso, profondamente in Oriente, appunto, si direbbe caratterizzato da avidia, quindi da uno stato di ignoranza. Non abbiamo tutti gli elementi a disposizione per valutare naturalmente le cose. E quindi è molto corretto dal punto di vista del ricercatore di non esprimere giudizi frettolosi, di sospendere, anzi meglio, tutti i giudizi cercando una comprensione più profonda. Ora, quando noi ci mettiamo in cammino e cerchiamo di capire qualcosa nella vita, della vita e nella vita, abbiamo a disposizione due atteggiamenti mentali. Il primo atteggiamento mentale è un atteggiamento separativo, quindi diamo sempre un giudizio duale, basato su una separazione bianco, nero, giusto, sbagliato, corretto, non corretto, mi piace, non mi piace e così via. E questo approccio naturalmente alla vita è un approccio insufficiente nella visione, proprio per il motivo che dicevo poc'anzi. Noi dobbiamo in qualche modo filosoficamente sospendere il nostro giudizio nei confronti delle dinamiche della vita e cercarne una comprensione più profonda. Ora, il movimento teosofico moderno, diciamo la teosofia, abbiamo appena detto, è una corrente di pensiero sicuramente millenaria, più che millenaria, diciamo. E naturalmente, questa corrente di pensiero ha avuto dei movimenti che l'hanno portata, diciamo, ad esprimersi nel mondo della cultura, nel mondo dell'arte, nel mondo della filosofia. In epoca moderna questo compito è toccato alla società teosofica, la società teosofica che è stata fondata nel 1875 a New York, negli Stati Uniti, da un gruppo di persone che si riconoscevano sostanzialmente in due elementi. Questo concetto di unità della vita che abbiamo sfiorato in questo incipit iniziale e nel principio della fratellanza universale senza distinzioni. Sostanzialmente si trattava di persone che appartenevano a religioni diverse, oppure anche a nessuna religione, ma che erano insieme, affratellati, naturalmente nel profondo rispetto reciproco, e anche nella convinzione che soltanto condividendo gli elementi rispettivi, i rispettivi elementi della ricerca avrebbero potuto ampliare la loro visione della vita e il loro piano di coscienza. Quindi, il movimento teosofico, la nascita della società teosofica è stata caratterizzata in questo senso da alcuni elementi fondanti. Uno di questi è la convinzione che si dovesse creare un ponte tra l'Oriente e l'Occidente, e cioè questo ponte in qualche modo doveva mettere in contatto culturalmente, filosoficamente, religiosamente sia l'Oriente che l'Occidente, aprendo il cuore degli uomini ad un elemento di ricerca che cercasse ciò che univa e ciò che unisce i diversi pensieri religiosi e filosofici rispetto, naturalmente, marcando invece quelli che fossero stati invece gli elementi di separazione. Quindi l'attenzione non andava sugli elementi separativi, ma l'attenzione andava e va sugli elementi che naturalmente uniscono Oriente e Occidente, che uniscono tutte le religioni e naturalmente anche i diversi pensieri
filosofici. Naturalmente questo non significa che tutte le religioni sono uguali, che tutte le filosofie sono uguali. La sottolineatura è sull'atteggiamento che si deve avere naturalmente nei confronti degli altri esseri umani e naturalmente l'elemento si basa su un fatto di non giudicare in modo separativo la realtà. Fare questo naturalmente ha una conseguenza molto semplice e molto pratica, cioè che un essere umano deve prendere in mano la sua vita, non può aspettarsi che siano gli altri che gli dicano quello che deve fare o quello che non deve fare. Ma sondando naturalmente attraverso la propria mente, sondando il proprio cuore anche, può arrivare a una superiore comprensione delle cose che si basa appunto su questo principio di fratellanza. Il principio di fratellanza trova nella società teosofica una formulazione nel suo primo scopo, che è proprio quello legato alla costituzione di una sperimentazione di una fratellanza universale senza distinzione di sesso, razza, credo, casta, colore o qualsivoglia termine. Accanto al principio della fratellanza c'è il principio dello studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze. Dal punto di vista teosofico non esiste un dualismo fra il pensiero religioso e il pensiero scientifico. Dal punto di vista teosofico, il rilievo va proprio all'unità, della conoscenza e naturalmente non solo perché è opportuno anche qui che ci sia un dialogo, che ci siano ponti e non muri, ecco, questo è un termine che mi piace molto sottolineare. La teosofia è un modo per costruire ponti, ed è un modo per abbattere i muri dei preconcetti, i muri naturalmente della separazione, i muri dell'odio, i muri della discriminazione e di costruire ponti, quindi ponti fra gli esseri umani, ponti fra le culture, ponti fra le religioni. Il terzo scopo della società teosofica, che naturalmente è legato ai principi teosofici, è quello dello sviluppo delle facoltà latenti nell'essere umano. Quindi, dal punto di vista teosofico, l'essere umano viene visto come un essere che ha un grande potenziale di sviluppo e naturalmente è bene dire, è bene sottolineare subito che queste facoltà sono le facoltà spirituali, quindi certamente ci sono degli esseri che hanno delle particolari facoltà psichiche e che hanno un particolare tipo di percezione. Ma l'obiettivo non è quello, come dire, di raggiungere una dimensione di potere psichico che il più delle volte, lo sappiamo benissimo, porta a sua volta ad inoltrarsi in un terreno infido, che è un terreno, come dire, illusorio da un lato, e dall'altro lato diciamo, è un territorio anche pericoloso perché un essere umano che si identifica con queste sue percezioni finisce poi anche per correre dei grandi rischi rispetto alla bontà stessa di queste percezioni. Qui stiamo parlando di uno sviluppo delle facoltà spirituali, quindi di un essere umano che vive la sua vita, ma che è capace naturalmente di avere un sentimento, una visione delle cose e una pratica di alto livello che derivano proprio dal fatto, come dire, di aver sviluppato delle facoltà latenti. Latenti perché non c'è ombra di dubbio che l'essere umano lo vediamo nei suoi atteggiamenti, molte volte è governato dall'ignoranza, lo abbiamo appena detto, ma molte volte è anche governato dalla paura. E naturalmente anche la paura porta dei grandi elementi di separazione e porta anche a dei grandi elementi illusori, perché poi la realtà finisce per essere filtrata e vista non tanto per quello che
ma per le cose che noi abbiamo l'abitudine, diciamo, di proiettare in esse. In questo il movimento teosofico ha lavorato molto e credo che abbia portato anche un importante contributo al campo psicologico, non solo perché alcuni teosofi si sono occupati di questo, penso in Italia a Roberto Assagioli e alla sua psicologia transpersonale, ma proprio in generale perché sostanzialmente questa visione teosofica tiene conto che l'essere umano è una realtà complessa. L'essere umano ha sì una dimensione fisica naturalmente che noi percepiamo molto chiaramente con i sensi. Qualche volta dovremmo anche pensare alla sacralità e alla complessità di questa dimensione fisica che deriva da milioni e milioni di anni di evoluzione, quindi in ogni momento, in ogni istante della nostra vita, il nostro corpo, le nostre cellule vivono dimensioni che sono il frutto di milioni e milioni di anni di evoluzione. Quindi è sbagliato, completamente sbagliato pensare che una dimensione spirituale della vita porti, come dire, a una disistima di quello che è l'aspetto del corpo fisico, che anzi, in qualche modo, è questo straordinario veicolo che ci permette di vivere nella nostra dimensione, e dunque a questo corpo va data grande attenzione, e nella consapevolezza che naturalmente l'accumulazione. Un certo tipo di accumulazione di emozioni, di nutrimento, di pensieri hanno una diretta relazione anche con il benessere psicologico, con il benessere fisico, naturalmente con il benessere mentale dell'individuo. E però, accanto a questa dimensione, diciamo, fisica, l'essere umano è caratterizzato anche da un'importante componente emotiva, una componente emotiva naturalmente che si collega a quella che gli esoteristi e non solo gli esoteristi chiamano dimensione astrale. Questa dimensione astrale ha una sua forza, ha una sua autonomia e quindi noi oltre che questa dimensione fisica viviamo anche questa dimensione astrale e anche questa dimensione astrale in qualche modo diciamo se noi la nutriamo con emozioni negative avremo un certo tipo di dimensione astrale se invece questa dimensione noi la nutriamo con sentimenti e con emozioni positive, ovviamente ne avremo una di tipo completamente diverso. La bontà della correlazione fra le dimensioni fisiche, le dimensioni astrali e la dimensione mentale è molto molto importante. Naturalmente anche il pensiero positivo, insieme con le emozioni positive, con il benessere, diciamo, del corpo, hanno un'importanza di non poco conto. Perché naturalmente consentono in qualche modo all'essere umano una stabilità su questi tre piani che poi diventa preziosa se vuole indagare altri piani. Quindi tutto questo va accompagnato da una considerazione, che l'essere umano è immerso in questa realtà tridimensionale che percepisce con i sensi. Ma possiamo senz'altro affermare che probabilmente noi viviamo questa realtà, ma accanto a questa realtà, oppure anche dentro questa realtà, esistono anche altre realtà. Dunque, in fondo, quando noi parliamo dello sviluppo delle facoltà latenti nell'essere umano, parliamo anche di questo, parliamo quindi di questa possibilità, di questa capacità. Non soltanto di relazionarsi con quello che viene percepito normalmente dai nostri sensi, ma anche con delle dimensioni che sono delle dimensioni, se vogliamo, più sottili. A questo punto dovremmo fare un ragionamento che riguarda l'aspetto della nostra mente.
L'aspetto della nostra mente è fondamentale perché è la mente che ci dà anche tutta una serie di identificazioni. Ebbene, questa mente, naturalmente, è gioco di parole, si sposa con delle dimensioni anche molto pratiche della nostra vita. Questa nostra mente è capace di numero, è capace di peso, è capace di misura. Quindi possiamo dire, pur con qualche semplificazione, che naturalmente l'essere umano ha una dimensione, diciamo, vive una dimensione di mente concreta, ma nello stesso tempo abbiamo accennato prima ai concetti, abbiamo accennato prima agli archetipi, l'essere umano è in grado anche di relazionarsi con questa dimensione, con questa dimensione dei modelli, con questa dimensione degli archetipi. È molto importante nella vita degli esseri umani che tra le parti, diciamo, più ordinarie dell'essere umano, mi riferisco al corpo, mi riferisco alle emozioni e mi riferisco alla mente concreta, è molto importante che si possa essere in grado di creare anche qui un ponte e non un muro rispetto a quella che invece è la dimensione astratta della mente, la dimensione archetipale della mente e anche con quella dimensione dell'intuizione che è un elemento fondante per l'essere umano e che è anche un elemento che gli permette una comprensione, diciamo, che non sia solo descrittiva o solo didascalica, ma anche attraverso delle sintesi in grado di cambiare profondamente la percezione stessa della realtà. Quindi, dal punto di vista teosofico, ripeto, questa scala di dimensioni è estremamente importante. E l'insieme di queste dimensioni, di questa scala, sono tutte in gioco nella nostra vita e sono in gioco anche nella nostra vita ordinaria. E a questo punto l'essere umano ha due possibilità: soffermarsi brevemente sul metodo oppure cercare naturalmente le tavole della legge. Ecco, dal punto di vista teosofico non si cercano tanto le tavole della legge, ma prima di tutto si riflette sul metodo. Allora, abbiamo accennato prima alla possibilità di una osservazione neutrale, diciamo, della realtà. Perché è molto importante la possibilità di questa osservazione neutrale? Perché altrimenti noi corriamo il rischio di vedere nella realtà quello che vogliamo vedere. Dunque, in fondo, lo abbiamo detto anche in un'occasione precedente, se noi proiettiamo con la nostra mente una forma pensiero rispetto alla realtà che noi percepiamo, sicuramente siamo in grado poi di trovare conferme rispetto a questa forma pensiero. Questo avviene molto normalmente quando decidiamo di comprare qualche cosa, per esempio quando decidiamo di comprare un'automobile. Allora, fino a quel momento sì, abbiamo visto automobili di quel tipo, ma nel momento in cui noi cominciamo a provare un interesse spiccato nei confronti di un modello, cominceremo a vedere da tutte le parti questo modello. Se noi camminiamo per strada e siamo focalizzati su un qualche cosa, vedremo naturalmente quello su cui noi siamo focalizzati. Questo non significa che stiamo guardando quindi la realtà com'è, ma naturalmente corriamo il rischio di vedere la realtà attraverso le nostre percezioni. Ecco perché a volte la vita degli esseri umani si incancrenisce e si incattivisce proprio perché ci sono queste profonde identificazioni che magari entrano in contrasto con delle identificazioni di tipo diverso da parte di qualcun altro. Allora nascono quelle che possiamo tranquillamente definire le discussioni da bar sport,
in cui tutti diventano esperti di tutto e naturalmente cercando nella realtà conferma delle proprie idee, ma questo non ha nulla a che fare con una visione obiettiva della realtà. Dunque l'osservazione per l'essere umano è di fondamentale importanza, perché se questa osservazione è legata anche ad elementi positivi, naturalmente, che hanno a che fare con una serenità d'animo, che hanno a che fare con la neutralità della visione, che hanno a che fare con la sospensione del giudizio discriminante, l'essere umano ha la possibilità di cogliere in essi le relazioni tra le cose ed è in grado di avere una comprensione, una dimensione più profonda della comprensione stessa della realtà. Ma non dobbiamo mai dimenticare che l'essere umano è un essere di relazione, quindi l'essere umano è costantemente in relazione. È in relazione con gli altri uomini, è in relazione naturalmente anche con gli altri piani ed è in relazione anche con gli altri regni, con il regno animale, con il regno vegetale, con il regno minerale. Da questo nasce l'esigenza di una profonda armonia naturalmente nella relazione con gli altri, ma anche perché si può arrivare a capire e a comprendere la ricchezza che ci deriva quotidianamente dal fatto di avere delle relazioni positive con gli altri esseri umani. Qui l'analisi transazionale che ha molto avuto relazione, diciamo, con il pensiero teosofico, ha poi stressato questi concetti e facendoci capire che soltanto quando, come dire, noi abbiamo un'accettazione di noi stessi e un'accettazione naturalmente dell'altro, si può innescare una comunicazione di tipo positivo, perché altrimenti se questa positività, diciamo, di relazione non c'è, non si innesca nemmeno il processo di una sana comunicazione, ma naturalmente nascono conflitti. Qui però c'è un aspetto anche filosofico, però non solo un aspetto pratico, e questo aspetto filosofico ha a che fare con la maieutica, proprio con la maieutica socratica, e cioè la relazione, diciamo, con l'altro è qualcosa che ci disvela. Concorre a disvelarci, diciamo, la realtà. E il fatto stesso che ci sia questa relazione è la relazione stessa che produce un cambiamento profondo. Nel Teeteto, Platone parla della maieutica e se volessimo interpretare alcuni passi alla decrescenzo, potremmo ricordare l'episodio dell'ubriacone che va da Socrate e che naturalmente non si ricorda che quella sera non c'era la consueta riunione con gli amici da Socrate e quindi si ritrova da solo dirimpetto, diciamo, a Socrate. Dopo un po' di tempo, naturalmente i fumi dell'alcol svaniscono, lui se ne rende conto. E dice a Socrate: Socrate, mi dispiace tanto, non era la sera della riunione, sono costernato, scusami, però ti devo dire una cosa, che rispetto al tema di cui abbiamo parlato, che naturalmente non viene descritto perché l'enfasi è proprio sul metodo, ti devo dire che la mia opinione a riguardo è cambiata proprio grazie al fatto di aver parlato con te. E Socrate gli dà una risposta, diciamo che è una risposta altamente filosofica, perché gli dice: guarda che anche la mia opinione è cambiata completamente. Dunque, vedete, questo sta a significare la forza, la potenza, diciamo, della maieutica, che è un elemento non gerarchico nella relazione, ma che è proprio la realtà in atto, cioè il dialogo, l'approfondimento. L'apertura reciproca produce un processo di espansione della nostra coscienza e gli altri naturalmente diventano gli ambasciatori di
di un piano di coscienza e attraverso la relazione con loro la nostra visione del mondo può naturalmente farsi più ampia, più poetica, più profonda, più umana. E c'è poi un terzo elemento che non possiamo misconoscere perché naturalmente la vita richiede comunque un impegno. Le cose non sempre vengono donate, diciamo, a noi dalla vita, qualche volta bisogna conquistarsele. E questo significa quindi che dal punto di vista di un approccio teosofico all'esistenza è molto importante che ci sia un impegno, che è un impegno di studio, che è un impegno di approfondimento e che è però anche un impegno, diciamo, sul piano della meditazione, cioè il vero tema, il vero problema fondamentale della vita degli esseri umani è proprio quello che ha a che fare con la possibilità o meno di trasformare la nostra vita, di trasformare tutto quello che noi facciamo, diciamo che tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che noi sentiamo in una vera e propria meditazione. Questa meditazione è un elemento, come dire, che non ci di cui non ci deve sfuggire assolutamente l'importanza. Perché da un lato la meditazione ha a che fare con un differente piano, diciamo, di coscienza, e da un altro lato la meditazione ha a che fare con il superamento della barriera che intercorre tra l'osservatore e l'osservato. Fin tanto che noi percepiamo la realtà come una realtà separata, naturalmente non siamo sul piano della meditazione. Ecco perché non mi stancherò mai di sottolineare, di ripetere che la meditazione non è una tecnica, ma è uno stato di coscienza. Naturalmente io non ho assolutamente nulla con contro le tecniche, ma bisogna stare molto attenti quando si parla di meditazione, di non confondere, diciamo, lo stato di coscienza della meditazione con la tecnica di meditazione. La tecnica ci può certamente servire per concentrarci, ci può servire per rilassarci, ci può servire, diciamo, per tante cose, ma l'innesto della dimensione della consapevolezza della meditazione c'è solo quando c'è un superamento tra il piano dell'osservatore e il piano dell'osservato. Per questo molte scuole di pensiero che si occupano di meditazione enfatizzano molto l'elemento che l'essere umano dovrebbe concentrarsi sul respiro. Perché naturalmente il respiro ha un aspetto non soltanto legato al fatto che ci consente di vivere, ma è anche un aspetto simbolico, perché dal punto di vista, diciamo, esoterico, ma anche dal punto di vista teosofico, noi viviamo in un universo che respira, cioè in un universo in cui si alternano momenti, come dire, creativi e momenti distruttivi, momenti che vanno verso l'esterno e momenti che vanno verso l'interno e così via. Naturalmente, siccome la respirazione accompagna ogni momento, ogni istante della vita degli individui, da questo punto di vista risulta di particolare importanza questo elemento concentrativo, diciamo, sul respiro, perché naturalmente questo può accompagnare ciascuna cosa che noi facciamo, perché il vero tema è anche questo, cioè la meditazione non può essere qualcosa di separato dalla nostra vita, quindi mi metto il mattino, sì, certo, è molto utile, naturalmente tutti coloro che lo fanno ne traggono benefici, non si tratta di essere contro il fatto di dedicare dei momenti specifici della giornata alla meditazione, ma, ripeto, è molto importante cogliere questo aspetto che l'innesto della meditazione c'è soltanto quando cessa
la separazione tra l'osservatore e l'osservato, tra me e l'altro da me. Naturalmente una visione che non sia dualistica ma sia unitaria è un obiettivo, diciamo, spiritualmente rilevante. Ma fosse anche che fossimo, diciamo, versati profondamente nella dimensione della meditazione, non dobbiamo poi trascurare un ulteriore aspetto, che è quello legato alla dimensione del servizio. E quindi quando noi naturalmente quando noi parliamo di servizio, a volte ci limitiamo, diciamo, a delle considerazioni che potrebbero essere legate al far del bene e così via. Ma la dimensione del servizio è qualcosa di molto più profondo, perché la dimensione del servizio ha a che fare con l'essere capaci di vivere a beneficio di tutti gli esseri. Perché il passaggio successivo a quello di andare oltre la nostra identificazione, quindi all'identificazione con il nostro piccolo io, è proprio quello di riuscire in qualche modo ad andare oltre a questa dimensione e quindi ad aprirci ad una vera dimensione di fratellanza, una vera dimensione di sostegno degli altri. E il servizio ha tante forme, cioè il servizio non ha una forma, come dire, una sola forma. Quindi naturalmente ci sono individui che hanno una spiccata propensione al karma yoga, quindi sono legati, come dire, al fare le cose. C'è gente che magari appunto ha bisogno di tante cose, io allora mi attivo e faccio tante cose per loro, ma la dimensione del servizio può essere anche una dimensione introspettiva, una dimensione meditativa, una meditazione, diciamo, a beneficio di tutti gli esseri. Anche questo può essere servizio, ma il servizio può essere, ripeto, può prendere tantissime forme. Nella letteratura spirituale classica, penso alla Bhagavad Gita, questo viene descritto magistralmente, quando Krishna ripete ad Arjuna che non c'è questa o quella via che è migliore, diciamo, una via rispetto alle altre, ma sono vie diverse. C'è la via del Karma Yoga, c'è la via dello yoga della conoscenza e naturalmente l'obiettivo, dopo la declinazione di tutte queste dimensioni del karma yoga e dello yoga della conoscenza, dello yoga della devozione, e quindi l'elenco può essere veramente lungo, c'è la dimensione del Raja Yoga, quindi la dimensione dello yoga reale, quindi dello yoga che tutto comprende e che è in grado chiaramente di illuminare ogni atto della nostra vita, ogni pensiero della nostra vita e così via. È chiaro che l'essere umano nella sua complessità non deve, come dire, cadere nel tranello di considerare che tutto quello che fa gli può portare dei risultati positivi. Quindi dal punto di vista teosofico c'è una concezione del karma che è questa legge, diciamo, di perfetto equilibrio su cui si basa l'universo, c'è una visione neutrale di questa legge. Questa è certamente, naturalmente, una legge, come dire, che porta a delle conseguenze, perché ciascuna cosa porta con sé delle conseguenze, ma non è una legge punitiva, cioè molte volte sentiamo dire ma che brutto karma, ma è stata una questione karmica e così via, e magari può essere assolutamente corretto, ma il termine del karma non è semplicemente retributivo al positivo o al negativo. La dimensione del karma è una legge di equilibrio perché l'universo è in risonanza, perché naturalmente qualsiasi cosa, per
che un essere umano o qualsiasi cosa avvenga diciamo, nell'universo, c'è questa risonanza e quindi praticamente c'è una serie di rapporti di causa ed effetto concatenanti e simultanei. Questo è molto importante perché dovrebbe portarci ad avere molta attenzione sui nostri pensieri, molta attenzione naturalmente anche non solo sui nostri pensieri, ma dovremmo avere una grande attenzione alle nostre azioni, dovremmo avere una grande sensibilità di cercare di capire sempre, diciamo, con un grande rispetto, tutto ciò con cui noi ci relazioniamo. Ecco, questo è un elemento importantissimo. Dunque, in rapida sintesi, abbiamo visto un'osservazione neutrale, una dimensione maieutica, una dimensione di studio, una dimensione di meditazione, una dimensione di servizio. Perché naturalmente il metodo ha una grande importanza. Qui la vera sfida degli esseri umani ha a che fare con il fatto di essere dei soggetti pensanti e di non diventare meccanicamente dei soggetti pensati. Perché noi lo sappiamo benissimo, siamo continuamente bombardati sia su un piano che percepiamo nelle nostre, diciamo, nel nostro sentire, nel nostro vedere, nel nostro muoversi, ma naturalmente dobbiamo pensare che questo bombardamento è in parte anche un bombardamento che non vediamo e quindi, come dire, siamo fortemente condizionati da tutte queste cose, la pubblicità lo sa benissimo, conosce bene le leggi della comunicazione, conosce bene le leggi della relazione. Quindi c'è sempre in ogni momento qualcuno che ci vende qualche cosa, che questo sia materiale o che questo sia immateriale, è pur vero che comunque viviamo sempre in mezzo a un mondo che ci vende qualche cosa. Ecco, credo che sia molto importante per il ricercatore spirituale no, non cadere in questo tranello, essere capaci, essere consapevoli, come dire, che viviamo in un mondo appunto in cui tutti ci vogliono vendere qualche cosa, ma che ciascuno di noi ha invece la possibilità di non essere, come dire, un soggetto che compra e che vende, ma un soggetto diverso, un soggetto altro, voglio dire, da questa dimensione che è la dimensione dell'avere. Perché? Perché chiaramente il ricercatore spirituale ha a che fare con la dimensione dell'essere, non ha a che fare solo con la dimensione, diciamo, cioè nella vita abbiamo a che fare con la dimensione dell'avere e con la dimensione dell'essere, ma il ricercatore spirituale si concentra sulla dimensione dell'essere. Questo non significa che poi, voglio dire, non abbiamo una vita concreta, una vita pratica. Dipende dall'importanza, naturalmente, che noi diamo a queste cose, perché altrimenti, diciamo, una vita basata sull'accumulazione è una vita molto ingannevole. Pertanto, ed è questo il vero senso, come dire, della sobrietà e della povertà di tipo filosofico, voglio dire, ha a che fare con il fatto di andare al di là, di essere capaci di affrancarsi dalla dimensione, naturalmente, della manipolazione, dalla dimensione dell'avere, dalla dimensione di un condizionamento. Credo che da questo punto di vista, diciamo, ci siano per l'essere umano delle grandi possibilità e ci siano delle grandi possibilità che sono veramente quelle di sviluppare un senso, un sentimento, diciamo, di tipo profondamente, profondamente diverso. Chiaro che il ricercatore spirituale è per definizione una persona umile. Cioè una persona che comprende, che capisce, che naturalmente vive in una percezione relativa rispetto alla realtà e questa percezione relativa gli impedisce di avere una visione totalizzante, diciamo, e totale della realtà stessa. Per
ma proprio questa umiltà, diciamo, che è ascolto, che è attenzione all'altro, che è attenzione naturalmente ai ritmi e alla dimensione dell'universo, è proprio questo anche che però poi ci porta ad avere una possibilità di espansione, diciamo, della nostra coscienza. Il movimento teosofico ha avuto molte persone significative che hanno naturalmente contribuito al suo sviluppo e anche all'affermazione, diciamo, da fine 800 a oggi di questo pensiero così importante e così interessante. Un cenno particolare fra quelli che sono stati i pionieri della società teosofica va dato sicuramente ad Elena Petrovna Blavatsky, questa nobildonna russa nata a Dnepropetrovsk, che attualmente, diciamo, è in Ucraina nel 1831 e che è vissuta fino al 1891, quindi ha vissuto per 60 anni e che ha portato, diciamo, lei a muoversi nel mondo, fra Oriente e Occidente, fra Nord e Sud del mondo, mettendo insieme molte esperienze che poi hanno contribuito naturalmente anche alla nascita della società teosofica. Blavatsky ha scritto moltissimo, ha scritto migliaia e migliaia, di pagine. Contavo l'altro ieri le pagine dell'edizione italiana della Dottrina Segreta e sono oltre 2400 e naturalmente in queste pagine, diciamo, c'è un fiume in piena. È chiaro altrettanto che naturalmente alcune di queste pagine sono figlie del tempo, quindi siamo La dottrina segreta è stata pubblicata nel 1888, quindi siamo alla fine, diciamo, dell'Ottocento. Ma ci sono delle altre pagine che in qualche modo sfuggono alla legge del tempo, laddove appunto si affermano, si illustrano, si delineano quelli che sono i grandi principi di una visione teosofica, del mondo. Blavatsky era una donna molto coraggiosa, la ricordiamo anche per la sua presenza in Italia, a fianco anche in occasione della battaglia di Mentana, diciamo, a fianco dei Garibaldini. Era una donna molto, molto forte, molto, molto coraggiosa, per certi versi con un carattere molto, molto importante, molto forte e quindi anche con una grande schiettezza d'animo in cui come dire, non aveva timore di affermare, diciamo, il suo modo di sentire. E questo nell'arco della vita ovviamente gli ha procurato anche qualche problema. Ma devo dire che queste migliaia e migliaia di pagine di Elena Petrovna Blavatsky conservano per molti versi una fragranza veramente, veramente importante. Pensate che Blavatsky qualche volta polemizzava in quegli anni anche con gli scienziati per alcune sue visioni. Questa diciamo, dei cicli di Pralaya e Manvantara e quindi di un grande respiro cosmico, naturalmente questi concetti sono presenti nelle antiche scritture, diciamo, della tradizione induista, quindi non sono una novità assoluta, ma quando lei per esempio affermava la divisibilità dell'atomo, polemizzando con gli scienziati del tempo, diciamo che aveva un grande coraggio e che questo coraggio, diciamo, la portava ad affermazioni molto audaci, che poi però hanno trovato, perché il tempo per certi versi è galantuomo, hanno trovato molte, molte importanti conferme.
Un aspetto interessante della dottrina segreta è il concetto che il modello precede la forma. E quindi, dal punto di vista di Blavatsky, come dire, c'è una relazione tra il mondo degli archetipi, il mondo dei modelli, il mondo dei concetti e la realtà concreta. Secondo Blavatsky, naturalmente, viene prima il modello, voglio dire, e poi viene la realtà concreta. Anche Blavatsky si è occupata di meditazione attraverso il suo celebre diagramma di meditazione, in cui sostanzialmente invitava le persone a cercare di pensare in termini di infinito e di eterno e di illimitato, quindi nel tempo e nello spazio. E naturalmente lei diceva: tu all'inizio, quando ti metti a pensare, ti metti a riflettere, sicuramente non sei in grado di avere contezza e cognizione di una visione infinita ed eterna della realtà, ma devi abituarti poco per volta e devi essere capace di vedere l'eterno nelle piccole cose anche della tua vita quotidiana. E questa affermazione di Blavatsky, insieme ad un'altra che suonava grosso modo così: non dovete, diceva Blavatsky, scimmiottare le conoscenze che derivano, per esempio, anche dalle cose che scrivo. Io scrivo per mettervi a disposizione degli elementi. E voi usate questi elementi, studiateli, approfondite questi elementi e naturalmente dovete arrivare voi alle vostre conclusioni. Dovete sperimentare le cose, non dovete accettarle supinamente, dovete assolutamente cercare di cogliere la realtà e di sperimentarla. Quindi la visione teosofica è una visione in cui l'essere umano mette in gioco se stesso e attraverso il fatto di mettere in gioco se stesso ha una reale possibilità di cambiamento. Quindi c'è una dinamica nella consapevolezza, una di dinamica nella dimensione della conoscenza. E il movimento teosofico però non è stato solo Madame Blavatsky, è stato fatto anche da altri illustri personaggi, ne voglio ricordare almeno tre. Allora, insieme con Blavatsky, un posto particolare merita il colonnello Henry Stilolcott, questo colonnello americano, che è stato il primo presidente della società teosofica, ha vissuto a lungo in India, e una delle cose che è bello ricordare del colonnello Olcott: nel subcontinente indiano il movimento buddista aveva tante sfaccettature, tante scuole dottrinali anche diverse e così via. Il colonnello Olcott, con una fatica certosina, è riuscito a mettere insieme, diciamo, tutti questi frammenti dell'universo buddista, sia Hinayana, diciamo, soprattutto Hinayana nel sud dell'India, diciamo a Ceylon, e poi diciamo in Birmania, in Thailandia, eccetera, ma anche Mahayana, ed è riuscito a metterlo insieme e a definire alcuni principi del buddismo in un libretto denominato Catechismo Buddista, che per il movimento buddista indiano e di Ceylon in particolare è stato prezioso ed importante. Naturalmente non viene ricordato soltanto per questo, viene ricordato per esempio per le sue scuole, che ancora oggi si chiamano scuole Olcott, che avevano questa caratteristica. Sono state le prime scuole che in India hanno accolto i fuori casta, in un modo molto significativo, perché poi alla fine
i bramini, diciamo, i fuori casta andavano nella stessa scuola, secondo chiaramente se si promuove il principio della fratellanza universale senza distinzioni, la cosa non deve assolutamente sorprenderci, ma questo per dire di che tempra era fatto il colonnello Olcott. Un'altra pensatrice molto importante per il movimento teosofico è stata Annie Besant, che è succeduta alla presidenza della società teosofica proprio al colonnello Olcott. Annie Besant era una donna che veniva da un'esperienza importante dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale. E si era impegnata molto per le donne, per i bambini, per il diritto di voto, si era impegnata moltissimo. Poi ha incontrato Madame Blavatsky e naturalmente si è dedicata al movimento teosofico. Lo ha fatto con grande forza, con grande energia. Viene anche ricordata per essere stata, diciamo, la madrina spirituale di Jiddu Krishnamurti, questo filosofo, diciamo, indiano che è stato, diciamo, ad Adyar, nella sede della società teosofica e poi in giro per il mondo, diciamo, con i teosofi per tanti anni, fino al 1929, quando poi decise, diciamo, in qualche modo di lasciare la società teosofica di proseguire la sua strada da solo, e pur mantenendo ottimi rapporti di amicizia con molti esponenti di spicco della società teosofica, e naturalmente anche questo è un aspetto che va sottolineato, e cioè le persone che hanno vissuto e respirato l'ambiente teosofico, a volte hanno anche preso delle strade diverse, diciamo, rispetto alla società teosofica, ma ne hanno conservato però, come dire, quello che potrebbe essere l'imprinting originario. E questo naturalmente vale per Jiddu Krishnamurti, ma vale anche per altri personaggi, penso ad Alice Bailey, per esempio, o penso a Rudolf Steiner e così via. L'ambiente teosofico è necessariamente un ambiente di libertà. Naturalmente potremmo riflettere, potremmo, e questa potrebbe essere, diciamo, la nostra osservazione che ci accompagna verso la conclusione della nostra conversazione di questa sera, una forte riflessione sulla libertà. Naturalmente l'essere umano molte volte pensa di essere libero, ma l'essere umano, lo sappiamo molto bene e lo sa anche lui, lo sa, ciascuno di noi lo sa, subisce molti condizionamenti. C'è un'immagine, diciamo, degli stoici che mi piace molto e che sostanzialmente suona così. Tu nella vita reciti una parte e questa parte che reciti, il copione non l'hai scritto tu, perché il copione l'ha scritto, diciamo, l'autore, l'ha scritto il karma, l'ha scritto la vita stessa in tutti i suoi cambiamenti, in tutta la sua evoluzione. Tu però hai una grandissima libertà a disposizione, che è la libertà dell'interpretazione della tua parte, cioè ciascuno di noi, tradotto in modo concreto, non sempre noi abbiamo, come dire, la libertà di scegliere le cose che ci accadono nella vita. Molte volte queste cose ci capitano, le subiamo, se vogliamo. Una libertà comunque non ci abbandona mai, ed è la libertà nostra di vivere le cose che ci capitano in un modo rispetto ad un altro. Questa libertà di interpretazione è un bene prezioso, perché naturalmente noi sappiamo che se l'universo è in risonanza in ciascuna delle sue parti, questo significa che
che tutto ciò che facciamo, che pensiamo, che diciamo, ha un'influenza sull'universo stesso. Quindi noi siamo, come dire, a nostra volta dei generatori in qualche modo di karma. E questa consapevolezza che ciascuno di noi può avere, è la garanzia di un comportamento di un determinato tipo, e questo comportamento può essere sul piano dell'essere e può essere a beneficio di tutti gli esseri. Credo che questo sia estremamente importante ed è giusto e corretto che ciascuno di noi valuti questa dimensione sua come essere umano in cammino, che quindi, come dire, molte volte è chiamato ad una visione della vita e anche ad un, oltre che a un sentire, anche ad un vivere che può essere diverso, che può essere legato alla dimensione del bello, del buono e del vero. Soprattutto del bello, diciamo, e del buono. E io credo che ce ne sia un grande bisogno, perché forse in questo momento una visione spirituale, una visione non separativa, una visione non da bus sport, credo che possa fare molto bene a questa umanità che è comunque un'umanità in cammino, che è comunque un'umanità per certi versi sofferente, ma dobbiamo naturalmente tener conto che questa umanità è un tutt'uno, che siamo tutti sulla stessa barca. Dunque, in fondo, credo che l'atteggiamento che il ricercatore spirituale può avere nei confronti della vita sia un dono prezioso. E solo che lui lo voglia, e naturalmente attraverso un'azione impeccabile, io credo che si possa fare molto per contribuire al benessere dell'umanità. Concluderei la serata con una breve frase di Elena Petrovna Blavatsky. Dice, nella voce del silenzio, che è un librettino veramente prezioso, dice: cerca i sentieri, ma sia puro il tuo cuore prima di incominciare il viaggio. Prima di muovere un passo, impara a distinguere l'effimero dall'imperituro. Soprattutto impara a distinguere la scienza del cervello dalla sapienza dell'anima, la dottrina dell'occhio da quella del cuore. Credo che sia molto importante per gli esseri umani prendere coscienza dell'importanza di questa dottrina del cuore, e che è proprio quella che ci permette di andare oltre, diciamo, le cose della dottrina dell'occhio. E accanto a questa affermazione di Blavatsky, e qui chiudo veramente, vorrei condividere con voi la lettura di un breve passo di Jiddu Krishnamurti, che disse: abbiamo paura di cominciare su piccola scala. Dato che il problema è così vasto, pensiamo che dobbiamo affrontarlo con tanta gente, con una grande organizzazione, con movimenti di massa. E invece dobbiamo occuparci del problema su piccola scala. E la piccola scala siamo noi, io e te. Quando capisco me stesso, capisco te. E da questa comprensione scaturisce l'amore. L'amore è il fattore mancante. C'è carenza di affetto, di calore nelle relazioni, e poiché ci manca quell'amore, quella tenerezza, quella generosità, quella misericordia nella relazione, ci rifugiamo nell'azione di massa,
che produce ulteriore confusione e ulteriore miseria. Ci riempiamo il cuore di modelli di riforme del mondo e non consideriamo quel singolo fattore risolutivo che è l'amore. Cerchiamo di non aver paura di cominciare su piccola scala. Questo è un augurio che naturalmente faccio prima di tutto a me stesso, ma che condivido con tutti voi. Cerchiamo di cominciare subito l'opera.